Ciao a tutti e bentornati in una nuova video ricetta. Oggi vi faccio vedere come fare le zeppole di San Giuseppe. Domani, che è lunedì, è appunto San Giuseppe e noi a casa abbiamo preparato le zeppole. Ecco la ricetta. Allora, occorreranno 100 ml di acqua, 100 ml di latte, 80 g di burro che andrete a sciogliere a fiamma alta perché il composto deve appunto bollire. Una volta arrivata a ebollizione ci mettete la farina, 125 g di farina, mescolate bene. Quando si creerà proprio la pasta andate a rimetterla sul fuoco fin quando il composto risulterà bello liscio e omogeneo. Passate tutto all'interno di una planetaria, io utilizzerò la planetaria, se non l'avete fate tutto ovviamente con un mestolo e fate raffreddare la pasta. Quando sarà completamente fredda andate a mettere appunto all'interno le uova, occorreranno 4 uova, aggiungetele una alla volta mescolando, aggiungete il primo uovo e mescolate, aggiungete il secondo e mescolate e così via dicendo. Il composto deve sembrare bello liscio e omogeneo e inoltre non deve essere né troppo liquido e neanche troppo solido, più o meno la consistenza deve essere questa. Andate a mettere il tutto all'interno di una sacca à poche con un beccuccio a zigzag. Prendete una teglia e ricopritela di carta forno. Sopra ci andiamo a mettere le nostre zeppole, che noi facciamo in questo modo. Voi se le volete più alte dovete praticamente fare due giri. Quindi fate il primo giro e poi sopra ne fate un altro. Così in questo modo verranno molto più alte. A noi piacciono così. Il tutto va in forno a 180 gradi. I primi 10 minuti, ovviamente forno ventilato. Dopodiché, dopo 10 minuti aprite il forno e fateli cuocere in questo modo per altri 30 minuti, fin quando appunto diventeranno dorati. E le nostre zeppole sono pronte. Adesso vanno farcite con la crema pasticcera, facilissima da fare. Ecco la ricetta. Vi occorreranno 3 rossi, 3 tuorli d'uovo, 3 cucchiai di zucchero. Mescolate bene il tutto, poi ci aggiungete 3 cucchiai di farina, 3 cucchiai e mezzo se la volete un pochettino più densa, io vi consiglio appunto di aggiungere quel mezzo cucchiaio in più, e 500 ml di latte che andremo ad aggiungere piano piano, quindi mescolate prima bene e a poco ci aggiungete il latte. Mettete il tutto sul fuoco e continuate a mescolare sempre, non smettete mai di mescolare altrimenti si creeranno dei grumi. Mescolate prima lentamente e poi quando inizierà ad addensarsi iniziate a mescolare più velocemente. Quando si sarà addensata togliete dal fuoco la crema e ricopritela di carta di pellicola. Lasciatela raffreddare e quando sarà completamente fredda potete andare a farcire le vostre zeppole. Noi mettiamo sia la crema dentro che un po' di crema fuori. Purtroppo non avevo trovato le amarene al supermercato e ho preso le ciliegine, che comunque sono buone lo stesso, anche se le classiche sono fatte appunto con le amarene. Adesso una spolverata di zucchero a velo e la nostra ricetta è pronta. Le nostre zeppole sono pronte per essere mangiate. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi sia al canale che al mio Instagram. Vi lascio qui il nome. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima video ricetta. Ciao!